L'arcipelago delle San Blas rappresenta il baluardo per molti navigatori. Dopo Los Roques noi l'abbiamo trovato uno degli arcipelaghi più belli, sicuramente più sicuri, con una meteorologia un po' impegnativa fuori dalla stagione, diciamo, degli Alisei, a causa dei suoi fulmini e dei suoi culo de pollo, che poi vi spiegherò che cosa sono. Siamo arrivati da Cartagena a Cocobandero. E sostanzialmente qui dovete fare un bello studio delle carte, ma soprattutto avere a disposizione sia le immagini satellitari, sia il portolano di Bauhaus, che è quello che ha rilevato un po' tutte le isole. Ci sono più edizioni, sappiate che dovete prendere l'ultima e c'è sempre qualche errore. Però una volta che avete messo in sovrapposizione tutte le carte, potrete avere esattamente quello che state vedendo. Le sue cartine, quelle in rosso sono le nostre tracce fatte con le imbarcazioni. Quindi noi da Cartagena a febbraio siamo arrivati attraverso questa rotta, quindi un ingresso sud, abbiamo girovagato qualche isoletta per poi fare un check-in a Porvenir con i passaporti e ci siamo poi recati a Linton Bay, Portobello e Shelter, dove abbiamo lasciato la barca riposare per qualche mese e poi siamo tornati alle isole. Su questo programma noi utilizziamo anche le immagini satellitari, ad esempio qui lungo costa passiamo attraverso la secca dello Scribanos, che magari adesso vi faccio vedere velocemente. Eccola qua, è documentata dalla carta della Bauhaus perché Navionica è abbastanza preciso, ma non entriamo nei dettagli. CIMAP è molto meno preciso, per cui dobbiamo interfacciare tutta questa grafica per divertirci a entrare in questi posti. Quindi la prima isola di solito quando si proviene da, diciamo, Colón, Shelter Bay, è Chichimé, per poi andare a Banedup, dove c'è tutto un servizio di pick-up per chi fa charter e gli ospiti, e poi da qua avete a disposizione tutto l'arcipelago, il Cayo Olandese, Green Island e Narganà con il Rio Diablo, che è l'unico posto dove offre un po' di vettovaglie e ciberia, a meno che non vi organizzate con un panga che vada a fare una spesa consistente a Panama e quindi ve la portino con le jeep e poi con la piroga. Se poi volete esportarvi a vedere come vivono i Kuna, gli abitanti di queste isole, dovete entrare nell'arcipelago delle Robinson, in fondo a questo golfo, e qui contattare una persona, il signor Brevio, che vi porterà all'interno delle isole e dei villaggi di montagna. Si vive con molto poco, si parla spagnolo e poi non conviene neanche pescare, nel senso che le aragoste costano dai 3 ai 5 dollari, troverete qualche ristorantino ovviamente rudimentale ed è un'esperienza unica perché sono posti autentici fuori dal mondo dove il tempo sembra che si sia fermato. Oltre a questi due libri devo anche ringraziare formalmente Mira Ignatova, Sailing Yacht Antigoni, Leonardo Battiato, Sailing Yacht Sala Lamarra e Claudio Abbandonati del CUSH per tutte le informazioni, le dritte, i numeri di telefono e anche le tracce dei posti. Senza di loro questo viaggio sarebbe stato più difficile. Quindi trovateli in internet, magari se volete potete fare un charter con loro, se non avete la barca lì, oppure chiedete informazioni, sono persone squisite. Ed ecco l'equipaggio di questa Luaca Experience, Cesare, Giulia e Tommaso da Cartagena alle San Blas. Bandero, il covo degli italiani, infatti ci raggiungono subito Leonardo e Mira e facciamo una grande grigliata. Arrivano poi anche quelli di Giziano. Ora poi andiamo a trovare Sandino e Mugni, ma purtroppo Sandino deve cambiare isola e quando torneremo a luglio Mugni non ci sarà più.
andiamo a Porvenir per pagare la tassa di soggiorno ai CUNA e fare l'ingresso ufficiale. Abbiamo anche modo di visitare una casa perché attracchiamo il gommone lì, ma dobbiamo anche salutare il nostro equipaggio perché Giulia e Tommaso ci lasciano. E io e Cesare proseguiamo verso Linton Bay con una bella galoppata, un marina ben attrezzato, però un contorno di barche cimitero, spesso abbandonate, un'isola delle scimmie da visitare, attraverso un canale si può andare al marina più attrezzato di Panama Marina, ma per barche più piccoline. E lì c'è un ottimo ristorante, una veleria e disponibilità da parte dei proprietari francesi di dare la massima assistenza. Da qui Portobello. Baia di Portobello, affascinante, piena di storia, un fiume da risalire col dinghy, però molto pericolosa. Dopo che noi siamo andati via sono state aggredite le persone, una baia molto chiacchierata, molti relitti, da valutare con molta attenzione. Finalmente arriviamo a Shelter Bay, possiamo visitare la base americana. Ricordatevi che quando entrate nel canale dovete prestare la massima attenzione alle navi e chiamare Colon Radio. Mettiamo la barca a terra. Visitiamo quindi Colon, una città fatiscente, la città dei neri. Poi leggetevi i libri e capirete perché. Visitiamo il canale e la Panama antica, ne resta veramente poca di Panama antica, e la Panama moderna. Ma quello che qui conta è la giungla, quindi dedichiamo del tempo alla giungla, ai suoi animali, rumori. Siate pronti perché è un'esperienza unica. Vi lascio ascoltare le scimmie urlatrici. Basta tucani e animali, ora bisogna alzare le vele e ritornare nell'arcipelago delle San Blas. Siamo nella stagione dei temporali, vanno e vengono, questione di un quarto d'ora. Quello che ci fa paura sono i cui de pollo, ok? Studiateveli bene. L'unico modo però per prevederli è quello di avere la funzione radar e avere internet, sia con Starlink o con cellulare. Sono veramente dei colpi di vento temporaleschi molto molto forti, fino anche a 60 nodi. Normalmente viene scavata una buca e l'acqua che trasuda è potabile, nel senso dolciastra. La vita su queste isole è scandita da ritmi proprio come il giorno e la notte. La mattina gli uomini vanno a pescare, le donne si occupano delle piccole faccende domestiche. Su quest'isola Cicimè viene cucinato il pane con la farina di cocco. Troverete due tipi di noci di cocco, quella conosciamo maggiormente, dove si può mangiare la polpa, e l'altra che viene usata appunto per fare un impasto da quale si ricava poi la farina di cocco. Gli ancoraggi dovete farli larghi perché se c'è rotazione di vento questo può essere un problema. Considerate che poi le persone sono abbastanza riservate, nel senso che quando devono vendervi qualcosa c'è questa amicizia, ma se poi volete fargli una foto, questo sarà un pochino più difficile. In compenso, la natura vi circonda totalmente. Le navigazioni all'interno dell'arcipelago sono facilissime, anzi prevale la pigrizia, mentre è interessante vedere come questi CUNA si muovono attraverso le isole facendo del piccolo cabotaggio attraverso i loro caiucchi. State molto attenti perché si vedono difficilmente, soprattutto se c'è onda fuori dalla zona della laguna. Sono barche semplici, scavate nel tronco, però hanno una buona capacità di carico e il remo funge da deriva. Questo è un esempio di come noi navighiamo e di quello che dobbiamo guardare. Le batterie vengono messe a dura prova e decidiamo di smotorare un pochino e di andare a Narganà. Narganà è il villaggio principale della zona
È un villaggio rudimentale, molto semplice, ma con una scuola e piccoli alimentari e ristoranti. Da questo punto è un'ottima base di partenza per esplorare il Rio Diablo. Il Rio Diablo è un fiume, per cui ancorrerete davanti a quest'ansa, con acqua marrone, ovviamente, ma come vedete non mancano i bei tramonti, e da qui potrete scoprire come la comunità vive attraverso il fiume, coltiva e raccoglie soprattutto l'acqua che gli serve per Decidiamo di andare a trovare Sandino con Mira e cercare di aiutarlo a portare lì Mowgli, la scimmia che avevate visto nella prima parte di questo video. Purtroppo, nonostante il posto sia magnifico, dobbiamo dare la brutta notizia che la scimmia è mancata. Ci spostiamo nelle altre isole e ovviamente conviviamo con i nostri cuji de pollo. Eccone qua un bel esempio. Nuovo cuoio del pollo di notte, mi si rompe la puleggia dell'ancora, ce l'ho di ricambio, ma devo allargare il foro e alla fine una bella premiazione con sushi e pizza. Colgo l'occasione anche di rinfrescare il rosso della tuga, vista la giornata di sole, e poi accompagniamo Mira a fare acqua. Mira non ha il dissalatore ed è molto interessante vedere come l'acqua, poi presa sul fiume, nel Rio Diablo, viene travasata attraverso un sistema di pompe alla barca. Torniamo quindi a bordo e pronti a partire. Sulle Robinson, dove possiamo vedere queste isole super affollate, costruite fino all'ultimo, ma è qui che si vive nella comunità Kuna. Si costruiscono i caiucchi, io l'ho provato, molto bello. Ho parlato con l'ingegnere navale, sono andato anche con i remi, molto difficili. Sei ovviamente un'attrazione per tutti i bambini. Non è un posto comodo per lasciare la barca o perché è molto fondo, ma da qui si possono visitare le comunità di montagna che vivono all'interno della giungla. Vi saluto con questa pernacchia virtuale fatta con la conchiglia.